Su Medjugorje stiamo per prendere una decisione. In Europa preferisco visitare i piccoli paesi, quelli che in passato hanno tanto sofferto. Il volo Sarajevo-Roma è stato breve, ma Papa Francesco non si è sottratto alle domande dei giornalisti. Dopo aver chiarito che sulla questione Medjugorje si sta lavorando da tempo, il pontefice è tornato a parlare della pace, ribadendo che chi favorisce la guerra con la vendita delle armi, pur parlando di dialogo e intese internazionali, è un ipocrita. A una domanda sui giovani e l'uso di computer e televisione, Papa Bergoglio ha chiarito che ci sono due cose differenti da considerare: la modalità e i contenuti. Il linguaggio virtuale, infatti, è una realtà che non possiamo negare, ma deve essere al servizio del progresso dell'umanità, altrimenti diviene una malattia psicologica. Per quello che riguarda i contenuti, ha aggiunto, bisogna stare lontani da programmi vuoti o sporchi che diffondono una cultura relativista e consumista.